Però è chiaro che questa non è una partita, questa è la partita, ma non è per un modo di dire, è la realtà dei fatti. È la finalissima per noi vale un'intera città, il mantenimento della categoria, il futuro della società, il futuro nostro professionistico, tutto, tutto quello che è il Pescara Calcio, compreso tifosi, chiaramente l'ho detto per primo, la piazza, tutto, la storia. Quindi domani chi va in campo è chiaro che io devo, come sempre, fare delle valutazioni in maniera molto lucida e distaccato, cercare di mandare in campo una squadra che stia, dei ragazzi che stiano bene, che possano essere, efficaci nelle due fasi. E poi ci sono sempre cinque cambi, ma è chiaro che, oggi, come si dice, coltello tra i denti, veramente, e si va all'assalto di questa partita. Che comunque, ripeto, è la partita fondamentale e importante. Ma noi non dobbiamo guardare gli altri campi, questo sarebbe sbagliato. Poi noi abbiamo preparato la partita, dobbiamo farla nei 90 minuti più recupero, consapevoli che dobbiamo essere molto intensi, aggredire quando c'è da aggredire, palleggiare quando c'è da palleggiare. È una partita da tante sfaccettature, perché tatticamente bisogna essere intelligenti, equilibrati nelle due fasi, colpire nei loro lati deboli, sicuramente arginare, essere molto attenti per limitare molto i loro punti di forza. Insomma, questa è un po'. Ci sono tante sfaccettature da leggere in questa partita, oltre al carico, diciamo, come parlavamo giustamente prima, dicevi tu, del carico emotivo, che non lo sottovaluterei, anzi, è assolutamente una componente molto molto importante.